Ciao amici e benvenuti da DJ Mister Quindi. Prima di andare nella video recensione di oggi, anche questa marca che vi ho dato tra le mie mani, voglio portarvi a conoscenza che sul canale allarghiamo un po' gli orizzonti di poco. Mi sono arrivate anche delle videocamere di sicurezza in test, davvero molto interessante. L'ho accettato perché è la mia seconda passione. Detto questo, andiamo a parlare del prodotto di oggi: Samsung Battle, 50 euro scontato, 69 euro prezzo pieno. Un dispositivo che ha delle caratteristiche che sono entusiasmanti sotto certi aspetti: ricarica wireless in primis, una luce a LED multicolore integrata, dimmerabile, un suono a 360 e il lato sonoro, bella, andiamo a scoprire nella nostra video recensione. Partiamo con la sigla. Sì, andiamo a vedere questo Battle della Samsung, Bottle della Samsung. La confezione è un po' scarsina anche per il prezzo, un cavo USB, micro USB abbastanza lungo, di buona fattura. Manca però un cavo jack, da questo prezzo me lo sarei aspettato, anche perché c'è l'ingresso jack sullo speaker. Parlando di aspetto estetico, quello che poi mi ha colpito quando ho acquistato questo prodotto, a me piace, so che è molto soggettivo, però vi posso dire che sul lato dei materiali non rimarrete delusi, perché qui è una certezza, le plastiche sono di ottima qualità, anche l'assemblaggio, soprattutto questa opaca che contiene all'interno il LED colorato e anche questa texture in nylon color grigio topo, però si sposa bene in ogni tipologia di arredamento. Plastica leggermente opaca anche per i tasti. Invece qui sotto abbiamo il comodissimo base di appoggio gommato e questa integrazione, una ricarica wireless a conduzione, ci arriveremo tra poco. Le dimensioni sono contenute, si porta con un'estrema facilità grazie anche a questa maniglia che è in plastica simil cuoio, e troviamo sulla parte superiore i tasti di funzione. C'è il tasto play and pausa per accendere e spegnere il dispositivo, per alzare e abbassare il volume oppure per andare avanti e indietro sulle nostre tracce musicali. Il Bluetooth integrato è di tipo 4.0, molto veloce all'aggancio, ve lo faccio vedere direttamente live e accendiamo. Vedete, all'accensione c'è già la lampada che si accende di default e avete sentito il beep, è già collegato. Vediamo, vedete, è già collegato al mio LG V20. Pratico anche il software che io ho scaricato, perché si collega automaticamente proprio all'applicazione, ci dà la batteria residua e anche, questa era un'impostazione di default in pratica sul mio telefono, dato che quando si collegava a questo dispositivo partiva direttamente Spotify. Tralasciando questi aspetti privati, andiamo proprio a vedere l'applicazione, perché ci dà la possibilità, non tantissime opzioni se non quelle di andare a modificare la luce. Spengo un attimo. Il LED colorato all'interno permette veramente diverse colorazioni, qui c'è la possibilità di alzare e abbassare l'intensità, quindi possiamo controllare ogni aspetto della lampada integrata. Tanto vi faccio vedere, ci sono anche delle modalità per andare a personalizzare ulteriormente proprio l'applicazione, il colore personale, timer di spegnimento, molto comodo, gestione connessioni, oppure per mettere un'onda di luce al ritmo della musica, la luce intermittente, e poi in modalità candela. Ci sono anche delle opzioni per quanto riguarda proprio il movimento, che permettono con una rotazione di spegnerla, riaccenderla. Ok,
quindi di poter andare non sempre funzionale, dobbiamo dare una bella ok, ora è andata, oppure di andare a scuoterla, la devo riaccendere e di cambiare proprio colore. Sono tutte feature simpatiche, si può anche completamente spegnere dall'applicazione, riaccendere, qui possiamo personalizzare i nostri colori. Vabbè, al di là di questo, l'applicazione non ci permette poi di andare a controllare nulla. Parliamo adesso di autonomia, perché è un aspetto che ha tante ombre e poche luci. L'unica luce che mi piace particolarmente è quella della ricarica wireless, è molto comoda, si può tranquillamente ascoltare e utilizzare mentre ricarica su una basetta, si può ricaricare anche dalla micro USB, i tempi sono gli stessi anche perché supporta max 1 A di ricarica. Purtroppo l'aspetto negativo è stato quello di avere un'autonomia molto ridotta, soprattutto se utilizziamo la lampada in contemporanea con lo speaker, si arriva sino a 3 ore e mezzo scarse, mentre alternando o la luce o lo speaker Bluetooth si può arrivare a max 6 ore, ma non di più. Per quanto riguarda invece il lato sonoro, questo speaker diciamo che prometteva di andare a riprodurre un suono a 360, e in questo qualcosina c'è qualche spunto, quindi da tutte le angolazioni in cui andiamo a ascoltare, ma la qualità sonora, eccola, ve la faccio sentire e poi torniamo per le conclusioni. Giungiamo alle conclusioni, ve l'ho messo in modo provocatorio, a sorpresa questo speaker non è mai arrivato sul canale per pigrizia, vi dico la verità, perché le prestazioni erano davvero interessanti, ho dato sempre precedenza a case costruttrici più conosciute, però vi lascio il link qui sotto se volete acquistarlo, mi sembra venga intorno alle 13 euro, non ho guardato, e 13 euro ben spese con i limiti ovviamente delle dimensioni. Provocatorio perché questo speaker, se vogliamo chiamarlo così, della Samsung mi ha veramente deluso. A fronte dei 50 euro, non oso immaginare 69 a prezzo pieno, mi aspettavo, sì, è vero, materiali, integrazioni della lucina, simpatica, crea atmosfera, a livello estetico, arredamento, quello che volete. La ricarica wireless, questa è una vera genialata su questo dispositivo. Sul lato sonoro mi aspettavo almeno un minimo che la Samsung avesse messo del suo. Invece questo speaker mi resta difficile trovare un punto positivo, forse potrei dire che se ci giriamo intorno percepiamo quasi un suono a 360, perché poi per il resto volume basso in primis, ma davvero basso, che riesce a malapena a fare un sottofondo, e poi la qualità sonora che riproduce è veramente sempre scatolata, non ci sono bassi, non ci sono alti, non c'è praticamente nulla che mi permetta con tutta sincerità di consigliare e dire prendetelo perché ha uno spunto, ha una qualità su questo lato. L'ho provato anche con il cavo, con il DAC integrato del mio LG V20, non è cambiato praticamente nulla, è proprio il driver secondo me interno di scarsa qualità. Voi sapete sono particolarmente sincero, ma anche drastico quando ce n'è bisogno. Beh, che dire, alla fine se vi piace per l'aspetto estetico, per l'integrazione della lucina, per la ricarica wireless che è molto comoda, questo lo ripeto, beh allora
mettetevi e regalate le mani in tasca e regalate a Samsung queste 50 euro. Ma se lo dovete prenderlo per la qualità sonora, per avere uno speaker, così almeno è descritto su Amazon, beh, dico sinceramente, lasciate perdere. A me non resta che ringraziarvi per avermi seguito, spero di esservi stato utile. Qui sotto trovate il link per l'acquisto di questo Samsung, ma anche di questo piccolo speaker molto economico. Vi ringrazio se mi lasciate un like, se vi iscrivete al canale e ovviamente se condividete questo video, perché ho risparmiato a voi la spesa, ma anche i vostri amici, magari con 13 euro, fanno l'affare della vita, anziché spendere per il marchio Samsung, che in questo caso ci azzecca poco, su questo battle. Beh, io vi do appuntamento, DJ Mister Quindi, alla prossima video recensione.